In questa occasione ho parlato di Ulisse, dell'Odissea, del viaggio straordinario, del suo ritorno a Itaca, che è pieno di mostri, di follie, di inganni, e che è un ritorno fantasmagorico, di naufragi, di tragedie, il nostos, quello che è la nostalgia, cioè il tentativo di recuperare il terreno perduto dopo 10 anni di guerra. E Ulisse è l'eroe di questo racconto. La cosa bella, che mi ha veramente molto colpito e che spesso viene dimenticata, è che Ulisse arriva sì a Itaca, ma ci arriva dormendo. I feaci, i rematori feaci, i navigatori feaci lo trasportano alla fine, dopo questi 20 anni in cui è mancato, nell'isola di cui era re, dove i pretendenti, i proci, i principi cercano di ghermire la sua fedele compagna Penelope e di uccidere suo figlio Telemaco, ci arriva dormendo. Tutto intorno a lui è dramma, è tragedia, tutto intorno a lui è mistero, perché è un libro anche misterioso, l'Odissea, ma lui arriva nell'isola dormendo e viene depositato dormendo sulla spiaggia. Particolare veramente magnifico. Oltre all'Odissea abbiamo parlato di un libro di Daniel Mendelssohn che si chiama Un'Odissea, e che è un bellissimo racconto di come un professore grecista americano, Daniel Mendelssohn, l'autore, a un certo punto, prima di cominciare un semestre in cui parla dell'Odissea con i suoi studenti, giovani studenti, vede suo padre che ha 82 anni, gli dice: vengo anch'io. E da lì nascono una serie di equivoci, di cose belle, di straordinarie emozioni che riguardano il rapporto tra il padre e il figlio e che riguardano il rapporto tra le generazioni e che si misurano tutte con le idee, con i fatti, con le avventure raccontate da Omero nell'Odissea.